Siamo cavalli, sipario. Sono giorni di prove serrate per gli allievi dei corsi di lirica di Raina Kamaibanska per l'atteso debutto al Comunale Pavarotti di Modena del dittico di Giancarlo Menotti, diretto dal regista modenese Stefano Monti e con i cantanti lirici seguiti in questi anni dalla grande soprano bulgara nel corso di alto perfezionamento. Una produzione che rientra nel protocollo di Modena Città del Bel Canto. In scena, il 16 e il 18 marzo, saranno due opere in lingua inglese con sottotitoli in italiano, The Telephone and the Medium, nel nuovo allestimento del Comunale. I miei ragazzi. Ragazzi, sono meravigliosi, sono molto bravi. Forse perché li scelgo per etica, dopo arriva la voce, prima arriva per me l'artista. Devono essere prima di tutto artisti e dopo naturalmente avere una voce. La musica di Menotti è molto bella. Menotti è un compositore dimenticato o forse ignorato, purtroppo per ragioni ideologiche, ma è un validissimo compositore che fa parte proprio della musica del Novecento italiano. È stato un uomo di una capacità di lungimiranza e di interpretare il futuro. Il telefono 1947 ci racconta già o ci fa prevedere quello che sarebbe diventato questo strumento che poi nel tempo è andato dilatando le sue funzioni. Interprete principale di The Telephone sarà Elizabeth Herzberg. Io sono americana, quindi vengo dalla California e da 3 anni vengo sempre a Modena per studiare con la signora Kamaibanska, che è una fortuna fantastica proprio. Avete una tradizione forte con Pavarotti, con la Kamaibanska, con la Freni. Questo teatro che è un gioiello, è sempre un piacere essere qua.